Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un video diverso dal solito. Un video che non ho mai fatto. Perché qual è una delle gioie più grandi di un collezionista? Scartare i giocattoli. Guardate, questa è tutta roba che mi hanno regalato, che ho comprato in America negli anni, in Francia negli anni, nel mondo negli anni, sulla Luna negli anni. Insomma, tutta roba che ho comprato nel corso degli anni e che era lì a impolverarsi e che non mi potevo godere. E allora ho detto... me la godo e adesso scartiamo tutto. Oggi facciamo un video dove apriamo i giocattoli. Dai, apriamoli tutti insieme e vediamo che c'è dentro. Che c'è dentro? I giocattoli. Allora ragazzi, partiamo da tre blister. Guardate che mi hanno regalato recentemente. Tre blister di episodio 1. Due astronavi diecast e una di Micro Machine, ragazzi. Episodio 1, parliamo di inizi del 2000, inizio del nuovo millennio. Ok ragazzi, allora guardate, vi faccio vedere la leggenda dietro. Questi erano tutti i veicoli che si potevano trovare. Eccola qua, credo che sia la stessa. Sì, è la stessa, è esattamente la stessa. E allora andiamo a scartare, ragazzi, andiamo a scartare. Andiamo a scartare, andiamo a vedere che cosa c'è dentro questi blister. Basta tenere le cose chiuse, che poi fra 20 anni faranno 5 euro di più. Godiamo, madonna mia come l'avete legata. Come l'avete legata, ragazzi, ma che è? Ok, aspettate che non era previsto, pensavo fossero più facili da... Ok, eccola qua, guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Eccola qui, la prima delle astronavi diecast di episodio 1. Guardate, si muove pure il coso. Mentre voi... cammina pure, attenzione, c'ha pure le ruote. Mentre voi guardate la situazione lì, io intanto scarto quell'altra. Guardate quanto è carina, anche perché gira anche la torretta. Guardate. Bellina davvero. Ok, vediamo quest'altra. Ok, via questo. Ok, apriamo. Che bello spacchettare i giocattoli ed esporli e vederli ampliare la collezione a perdita d'occhio. Sembrava un po' Ugo Fantozzi. A perdita d'occhio. Il ragionier Fantozzi dell'ufficio sinistri. Ok, ragazzi. Eccola qui, la seconda. Questa era la navicella di John Parkumpu. Non so di chi era la navicella, me l'hanno regalata. Belle, sono tutte pesanti in metallo. Guardate che spettacolo. Ma guardatemi che spettacolo, ragazzi. Guardatemi che splendore queste due navicelle in metallo. Ammiratemi lo splendore, signori e signori. Ammiratemelo. E allora, e poi apriamo questa confezione di Micro Machine. Non ho mai avuto le Micro Machine. Guardate che roba, ci vogliono occhiali, raga. Mi ci vogliono gli occhiali per vedere chi è questo. Fantastico ragazzi, anche con gli occhiali non ho idea di che cavolo sia questo. Non credo nemmeno che lo riesca a inquadrare la telecamera, perché attenzione che ci avrà pure una sua astronave questo simpatico gaglioffo. Guardate. Ah, vi volevo far vedere una cosa che mi ero perso. Ragazzi, su queste confezioni c'erano i prezzi in lire, 16.000 lire. Quindi questa roba risale veramente al millennio scorso. Questa è un'altra delle astronavi che non vuole uscire. Non so neanche che cosa questo sarà, il coso del Senato. Non lo so, un freschetto. No, vabbè ragazzi, questa ve la devo far vedere. Guardate, c'è sto cosetto piccolo così, l'hanno legato con i legacci. Cioè ragazzi, non ci credo, l'avete legato, ma dove volete che vada? È un freschetto, tra l'altro i legacci è talmente vecchio che si sono logorati e si sono rotti. Eccolo qua. Quindi questo chi è? Palpatine. Eh sì, questa è Palpatine e questa sarà la cosa del Senato. Che non ce va nemmeno sopra, ragazzi. Non ce va nemmeno, va bene, bandiamo alle ciance. Allora, mettiamo qui queste cose che abbiamo appena scartato. Queste astronavi della serie Micro Machine. Ma com'era questa? Al contrario, così, vabbè. Della serie Micro Machine, ok. E adesso andiamo ad aprire la mia pupilla, Padme Amidala. Andiamo ad aprire Padme Amidala. Guardate, questo l'ho trovato in saldo a 5 dollari, 5 euro. Che forse in Francia l'avrò preso. Vabbè, apriamo Padme. Diamo Padme Amidala. Eccola qua, vediamola in tutto il suo splendore. Eccola qui, ragazzi. Tra l'altro, scusate ragazzi, ma questa come si tiene? Come si tiene, ragazzi? Cioè, c'è la pistola che devo togliere da qui. E dai!
L'avete legata. Eccola qui ragazzi, Padme Amidala è un miracolo, falla stare in piedi. Guardate quanto è bella col suo mantello e la sua pistolona. Bella lei. Ok ragazzi, guardate che roba, solo che guardate. Op, op, boom, perché il mantello pesa troppo. Quindi bisogna metterla un po' come Totò. Signori, siamo uomini o galantuomini? Perché bisogna metterla così, perché sennò non regge. Sennò il mantello non regge, quindi mi toccherà appoggiarla da qualche parte. Però abbiamo aperto anche Padme Amidala. So Padme Amidala, attenzione. Ok, qui chi ci abbiamo? Oh, ci abbiamo Grievous. Il generale Grievous. Andiamo a vedere Grievous. Scartiamo Grievous. E ditemi poi se vi piace questo tipo di video dove spacchiamo tutto, dove apriamo tutto, dove scartiamo tutto e ce ne fottiamo del collezionismo. Ditemelo, ditemelo se vi piacciono. Ok. Madonna, le armi che c'ha Grievous. Ok ragazzi, allora Grievous non c'ha 200 braccia. Le altre braccia dove sono? Signor Grievous, l'altro braccio sta lì sotto. Sì. Allora, qui ci va la spada e va bene. Però c'ha due braccia e quattro spade Grievous. E questo perché fa così? Grievous? Ariel? Aspettate, eccolo qua, il generale Grievous. Manco questo sta in piedi. Madonna. Allora, ci riusciamo? Eccolo qua, generale Grievous. C'è anche la pistola da mettere nell'altra mano che è sotto il mantello. Guardate che carino, veramente, veramente, estremamente Grievous. Infatti come parla dice solo parolacce. Eccolo qua. Guardate che roba, anche il mantello tutto serigrafato. Bene, eccolo qua. Sembra la madre superiora, però... Vabbè, poi gli metteremo magari la pistola nell'altra mano. E vediamo. Ma se toglierà poi il mantello? Non lo so. No, non lo so. Vabbè, non indaghiamo che rischiamo di sfasciarlo. Quindi, boom, Grievous abbiamo messo lì. Poi apriamo questo Darth Vader 2004 d'argento. Andiamolo ad aprire. Guardate che spettacolo. Eccolo qua. Via, via. Basta tenere robe nelle confezioni che si impolverano e uno non se le gode le cose, vederle tutte belle esposte. Guardate che bellezza questo Darth Vader edizione 2004 in argento. Tiè, becca questo Darth Vader. Guardate che spettacolo. Aspettate che questo va così. Dovrebbe andare così, no, però se mette quello in mano così se brucia. Quindi lo mettiamo così, eccolo qua, in tutto il suo splendore, Darth Vader 2004, tutto d'argento, tutto tempestato d'argento, di platino. Guardate che bello, veramente, veramente un pezzo notevole, signori. Ammiratemi questo pezzo, ragazzi, ammiratemi questo pezzo notevole. Ok, poi apriamo questo Stormtrooper edizione speciale della 501esima. E noi andiamo a scartare e spaccamo tutto perché non ce ne frega niente. Oggi c'è presa così, oggi c'è presa ad aprire tutto. Allora, questo c'ha dentro il cartellino che non so che cosa sia. Poi c'ha dentro la sua pedanina, perché nella pedanina ci va la figurina insieme alla stendardina. Eccolo qua, vediamolo in tutto il suo splendore. Eccolo qua, e andiamo questo Stormtrooper della 501esima. Eccolo qua, andiamolo a mettere perché questo va messo qui. Questo va messo qui. E la figura un po' zoppa va messa qua. Diciamo che si incassa. Vabbè, poi troveremo un modo per farlo sembrare meno deficiente. Però credo che vada così. Perché sotto sì, va così. Ah, forse una sola? No, forse va solo così, senza... Eccolo qua. Guardatemi lo spettacolo di questo Stormtrooper edizione della 501esima, la legione più famosa dei fan di Star Wars. Eccolo qua, è un altro pezzo che abbiamo scartato. Poi chi ci abbiamo qui? Qui ci abbiamo Clone Commander. Ah, il comandante dei cloni. Andiamo ad aprire il comandante dei cloni. Andiamo a scartare tutto. Andiamo a scartare tutto oggi. Oggi è l'opening day. Andiamo a scartare tutto. Apriamo tutte queste figures. Apriamo tutte queste figures. Allora, tiriamo fuori il capitano dei cloni. Ah, oh, ma è proprio bella sta figure. Ve la faccio vedere. Mentre se mi riesce pure. Comunque non stanno in piedi, signora Hasbro. Ok, poi intanto tiro fuori gli accessories.
Ok, madonna, quanti accessori c'ha questo. Ma quanta roba c'ha? Esagerato questo. C'ha pure il cirifischio qui. Attenzione, Voi vi starete chiedendo cos'è il cirifischio e non lo so nemmeno io. Mi è venuto così e quindi mi è venuto il cirifischio. Questo che non so che cosa sia. Andiamo a recuperare la scatola per vedere se mi dice che cosa è. Lui c'ha il mitra in mano e... perché qui ci va, attenzione, perché una pistola va inserita qui. Eccola qui. Questo va messo qui, credo. Diciamo che noi lo mettiamo qui. Ok, guardate che spettacolo. Poi gli mettiamo il mitra in mano. Ah, un altro mitra ce l'ha in mano. Madonna mia, ma che è? È ultra armato sto ragazzo. C'ha 7 pistole, 12 cose. E aspettate che questo non ci riesco. Facciamo intervenire la signora Taglio. Eccolo qui ragazzi, è stata veramente veramente dura ragazzi. Saranno passate 2 ore e un quarto prima di riuscire. Mi sono giocato un'unghia. Insomma mi sono ucciso, però è fatto veramente veramente bene. Devo dire che i dettagli di questa figure sono veramente figuriosi. E quindi è tutta articolata con la gonna in gomma, perché è veramente carina. L'unica cosa ragazzi, se qualcuno di voi sa che cos'è questo, me lo scriva qui sotto, perché non so che cosa, una collana, forse per reggere il mitra al collo, no, ma è troppo lungo, non lo so, forse ci si agganciava lo Stormtrooper a una struttura, faceva parte di un, non lo so, vabbè, non lo sapremo mai, o a meno che non lo sapete voi. Ok, andiamo avanti. Apriamo, chi è? Chi sei? Chi sei? Fammi leggere, chi sei? Il pilota clone, quello era il comandante clone, questo è il pilota clone. Eccolo qua, intanto voi gustatevelo in tutta la sua gustosità. Io tiro fuori gli accessori. E addirittura questa tiene tutta la struttura. Attenzione. Voi gustatevi tutta la tutti gli accessori lì, che io cerco di capire come funziona. Anche qui dovrà intervenire il signor Taglio. È fighissimo ragazzi, perché non ho la minima idea di che cosa sia questo coso che c'è in mano. Questa va bene la pistola, e guardate qui che c'è ciu 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 per la contraerea. Aspettate, vediamo se lo spara. No, non credo che lo spari. Aspetti, e se sta al contrario? Aspetta. No. Ah, eccolo. Ok, l'ha fissato, aspetta. Boom! È partito ragazzi! Lo spara davvero, ma è fighissimo questo! Adesso vi distruggerò tutte le astronavi che arrivano! Eccolo qua, un altro pezzo della Structure Buffy Soldering Garden. Il penultimo pezzo di questa serie è un'esclusiva Toys R Us! Ed è Yoda Yodoso! Chi è che di voi che ha Yoda Yodoso? Perché lo Yoda deve essere Yodoso! Se non Yoda, non Yodosa e non... insomma è quello trasparente! È uno Yoda fantasma! È uno Yoda fantasma. Andiamo ad aprire tutto lo Yoda fantasma e andiamo a vedere com'è questa esclusiva Toys R Us. Prima di tutto, quando si apre un action figure in PVC, la cosa fondamentale da fare è aspirare forte e sentire proprio il profumo della plastica. Ok, la spada l'abbiamo tirata fuori. Yoda Purple l'abbiamo tirato fuori. Adesso tiriamo fuori qui la... deve essere una tipo una vomitata di Jedi. Questo deve essere una vomitata di Jedi. Ok, mettiamo la spada a Yoda, ma Yoda non ce l'hai mani per reggere la spada? Sì, forse qua, vediamo, eccola qui, e poi mettiamo Yoda, c'hai i buchi Yoda? Però ragazzi, fate tutto trasparente, vabbè, poi lo sistemeremo. Comunque, eccolo qui, guardate che splendido esempio di Yoda Purple. È un Purple Yoda semitrasparente. Guardate che bello, questa era un'esclusiva Toys R Us. Lo vedete, non lo vedete, lo vedete, non lo vedete. Guardate le trasparenze. È un altro pezzo che abbiamo aperto oggi. Guardate quanti giocattoli abbiamo aperto oggi. Che spettacolo. E oggi abbiamo qui l'ultimo pezzo. Questa era una serie fantastica, stupenda, meravigliosa. E insomma, era uno, non lo so, mi piaceva. Ho comprato 15 anni fa, non so nemmeno perché. Non so neanche chi sono questi due, perché è Comic Pack, quindi questi saranno due personaggi, The Hunt for the Hellraising. Quindi deve essere due personaggi dei fumetti, quindi non li conosco nemmeno.
non ho mai letto neanche i fumetti, che tra l'altro sono anche in English, perché questo pezzo l'ho comprato negli States. E quindi eccolo qua. Intanto sparatevi il fumetto, che io tiro fuori i ragazzi qui. Che io tiro fuori, cioè almeno ci provo a tirar fuori i ragazzi. Eccolo qua. Eccolo qua, vediamo che cosa c'è qui. Il fumetto è molto carino, credo. Eccolo qui, racconta proprio la storia di Giufinel e Parapennicle, e che si trovano sul pianeta Grafis, e poi loro si fidanzano da insieme, e poi scoprono che lui invece era già sposato, e insomma una storia che abbiamo già visto. Ok ragazzi, qui che cosa c'è? Vediamo che cosa c'è qui. Ah, qui ci sono tutte le figure di questa serie, che ovviamente non potremo avere, perché noi ce n'abbiamo solo una, che ho preso così perché mi piaceva l'idea del... O forse era un giorno, perché in America fanno il Comic Book Day, cioè tu vai nelle fumetterie un giorno l'anno e le case editrici regalano un numero di un fumetto. Quindi tu puoi andare e prendi 10, 15, 20 fumetti gratuiti. Magari era uno di quelli, magari costava poco, o magari non lo so, non me lo ricordo. Però questa era la serie di Figure Collection di questa serie. Questa astronave ce l'ho, ma anche questa. Attenzione, allora qualcosa ci abbiamo di questa serie. Ok, l'universo, il multiverso, il verso di Star Wars. Ok, tiriamo fuori i due ragazzi qui. Tiriamo fuori i due ragazzi. Madonna mia, come l'avete incastrati. Nemmeno le sabbie mobili. Oh. Cioè, non ci segrete, si è bucata la plastica pur di non far uscire le zampe. Vieni fuori. Acci tua. Eccolo qua. Eccolo qua. Via fuori. Ok, uno. Mentre voi vi gustate Filomena con la spada, eccola qui. Oddio, ciao, oddio. Tipo l'esorcista, gli si era storto il piede. Aspettate che i piedi sono storti, non reggerà mai. Vediamo Filomena con la spada. Ste figure non stanno in piedi manco a calci. Filomena con la spada. Aspettate, vediamo se mi riesce de... Niente raga, ste figure non stanno in piedi. Titti. Eccola qui, Filomena abbiamo fatto sta in piedi. Adesso tiriamo fuori Aristide. Eccolo qua. La spada d'Aristide. Aristide ha perso un braccio. Eccolo qua. È tutto un po' in divenire. Aspettate che mettiamo la spada. Leviamo tutti sti legacci. Mettiamo la spada d'Aristide. Che c'ha questo? Una spada con le fronde sotto. Va bene, ok. La mettiamo da sotto, così non rischiamo di fare dannici. Eccolo qua. Finalmente insieme, Aristide e Filomena. Eccoli qua. Poi ci dovrebbe essere una palla d'allenamento. Che è questa? Madonna mia, li legate che nemmeno veramente ci fossero i ladri dietro ogni stanza, dietro ogni strada. Ti è 12 strati di plastica. Madonna, mi sono perso un pezzo. Taglio. Attenzione ragazzi, guardate questo chi è. Voi direte, ma questo chi è? Ma chi è? Ma non lo riconosciamo. Attenzione, perché c'è il trucco. Ragazzi, sorpresa, questo è Aristide. Eccolo qua. Aristide può mettere anche la maschera da suburbio. Eccolo qui. Quindi gli mettiamo la maschera perché è più bello. C'ha due spade Aristide, infatti nella galassia lo chiamano Aristide due spade. Eccolo qua. E vi abbiamo presentato anche Aristide e Filomena insieme al fumetto. E questo è il fumetto proprio di Aristide e Filomena. Aristide non ne vuole proprio sapere di stare in piedi. Vediamo un po' se ci riusciamo. Eccolo qua. Presentato. Questo è un altro pezzo che non so che cosa sia. Se voi sapete che cos'è questo qui, sarà lo stura lavandini d'Aristide. Non ne ho la più pallida idea. Ok ragazzi, non lo so. Oggi mi è presa così di scartare e aprire tutto quello che avevo comprato negli ultimi anni, tutte queste mini figure, mini astronavi, così, e debutta tutto per aria. Ditemi se il video vi è piaciuto, se questa idea vi è piaciuta. Se no, non la facciamo più. Se invece vi è piaciuto, no, facciamo uguale, perché quello che devo aprire l'ho aperto. No, forse qualche altra cosa ce l'ho, non lo so. Vabbè ragazzi, io nell'info box vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. E vi saluto, vi ringrazio. E niente, le figure se ne vanno per terra. Vi saluto con Darth Vader d'argento del 2004. Eccolo qua. E noi ci vediamo al prossimo video di questo fantastico, incredibile, stupendo, meraviglioso e casinaro canale, ragazzi. Perché è proprio un casino oggi. Ciao ragazzi.